ci connettiamo in maniera velocissima e che cerchiamo di utilizzare al meglio, perché è una grande occasione, una grande occasione che ci dà lo sport. E per quanto mi riguarda, questo è motivo di vanto e di orgoglio, ovviamente è merito della IOMI che si è riuscita a fare questa iniziativa, che assume, come dicevi tu, altre valenze, altre e più importanti anche valenze, questo va specificato. E dicevo prima anche in conferenza stampa che, manco a farlo apposta, oggi presentiamo questa iniziativa mentre abbiamo parlato di un'altra iniziativa che riguarda la città per altro sport, dove il tema è stato sempre lo stesso, quello della valorizzazione del territorio, cioè dare un senso ulteriore agli eventi attraverso, come dire, degli spot per il territorio che merita questo ed altro. Insomma, questa è una città importante che merita di ascendere alle cronache nazionali, oltre che per il privilegio che ci danno alcune società sportive, per quanto è bella. E allora voglio dire, perché non utilizzare al meglio questo connubio? Io veramente ringrazio Mario, ringrazio la IOMI, perché hanno fatto tantissimo per Salerno con le proprie forze, tra l'altro, questo va detto. Noi nell'ultimo periodo ci stiamo affacciando ad una sorta di collaborazione, stiamo cercando di farlo nel miglior modo possibile con i mezzi che abbiamo, e cerchiamo di fare sempre meglio e cercheremo di fare sempre meglio, perché questa è la prova provata che quando poi le strutture funzionano i risultati arrivano. Un'occasione importante anche di promozione tecnica, no? Della pallamano femminile, 15 squadre, da Brunico a Siracusa, la meglio gioventù femminile tutta a Salerno per 3 giorni di grande pallamano. Assolutamente sì, permettendo che comunque a noi fa piacere ogni volta che ospitiamo delle squadre mostrare la nostra città, lo facciamo anche con le competizioni europee. Ritornando invece all'Under 17, c'è stata una bella partecipazione, perché 15 squadre per le finali nazionali, sono da Brunico appunto a Siracusa, insomma è una bellissima partecipazione. Siamo convinti che questo è probabilmente il movimento, l'età dal punto di vista agonistico di queste ragazze, che in teoria dovrebbero essere il futuro di questo sport, anche per elevare il livello di questo movimento anche in chiave nazionale, in chiave europea. Quindi sono convinto che assisteremo a delle belle gare sia dal punto di vista tecnico, e spero che sia comunque al di là di tutto uno spettacolo per tutti gli appassionati di pallamano. Peace.